Ciao Diego, cosa stai combinando? Lasciami perdere che sto facendo un programma informatico, vedi? Non venire a curiosare! Ah, ti vedo impegnatissimo. Dai, dai, che sono stanco, po', lasciami un po' lavorare, su. Oh, buongiorno ragazzi! Ah, mi stavo rilassando un attimo, ma avete sgambato subito. Allora, come potete vedere, intorno l'ufficio sta prendendo piede, montato scrivania, montato, trasportato le stampanti, abbiamo portato anche la macchina del regalo della scuola di falegnameria di dietro, abbiamo messo la porta, diciamo, poi andremo a vedere alla fine, andremo a vedere anche la parte esterna. Ovviamente la porta che abbiamo montato è una porta da interno, l'ho messa perché comunque ho un terrazzo sopra di 3 metri, quindi non prende umidità. E detto chiaramente, sono alla frutta, il giorno che si rovina la piglio, la caccio via, ne monteremo un'altra. Diciamo che stiamo andando avanti abbastanza spediti. Di là ho già fatto la predisposizione per tutto l'impianto elettrico, ora andiamo a vedere. E abbiamo fatto anche una piccola crena che sono arrivata la sera. Il martelletto rimaneva fermo e ballavo io. È stato un parto, però abbiamo fatto i tubi interrati in modo da non avere inciampi, per quant'altro quando lavoro, se no mi sarei imbelinato 18 volte in 13 secondi. Scusate, ma sono veramente alla frutta. Ora mi alzo e andiamo a vedere i lavori di là. Se non è fine settembre, penso che per la prima decade di ottobre dovremmo essere operativi, speriamo. E poi una cosa che vi dico, ragazzi, andate sulla community e fatemi sapere chi viene all'inaugurazione. Ho messo un sondaggio sulla community del canale, magari tanti di voi non lo sanno, ora lo sapete, andate a vedere la community e mettete sì o no in modo in maniera da sapermi, da potermi organizzare per l'inaugurazione. Poi mi alzo, Vai. ce l'hai il click? Andiamo a vedere ragazzi, andiamo in diretta. Allora, i lavori che sono stati fatti, a parte sempre il casino, sto facendo la rastrelliera per mettere i fogli, piccolina, ma al momento ci basta. Come potete vedere, abbiamo montato tutte le prese, questa è l'unica macchina che poi andrà a 380 e abbiamo già collegato tutte le prese delle macchine. Vedete qua c'è il quadro generale, guarda sopra, poi fai vedere sopra il marasma di guaine che abbiamo e abbiamo fatto tutto l'impianto elettrico. Invece qua in terra abbiamo fatto uno scavo. Vieni qua Paul, questi due tubi qua vanno a servire la tupì e la seganastro, questo qua piccolino sarà quello che poi mi andrà a servire la troncatrice. Ovviamente questi sono pannelli di legno, nel caso si tappassero i tubi li levo e riesco a stapparli, comunque si sganciano e possiamo anche stapparli con una semplice sonda. Stesso discorso poi sarà fatto anche per la troncatrice che devo andare a cambiare. Stesso discorso anche dall'altro lato. Questa è la tupì, io posso sganciarmi il tubo e andare a lavorare eventualmente con una sonda, se no, se con la sonda non riesco a stapparlo, svito questi pannelli che sono abitati con delle viti e vado proprio a rimuovere il tubo che non è fissato dentro, è libero, quindi ho possibilità di poter svitare e andare a stappare i tubi. Poi altro lavoro che abbiamo fatto, abbiamo imbiancato, ragazzi, qua non ho fatto tanti ricami all'antibagno, abbiamo montato la seconda porta che sarà quella che poi andrà dentro l'antibagno, abbiamo imbiancato anche l'antibagno. Ovviamente manca ancora il soffitto perché devo andare a collegarlo in quella scatola di derivazione là in cima, aspetto settimana prossima che mi fa il collegamento, poi faccio il soffittino e do il bianco anche solo al soffittino.
Abbiamo dato un'imbiancata al bagno. Quindi settimana prossima mi dovrò divertire con la sezionatrice verticale, andrò a montare questa sezionatrice qua, che sarà veramente da ridere. Finirò la rastrelliera, abbiamo messo anche, ora metto la luce, abbiamo già collegato anche gli aspiratori all'interno, vedete? Anche gli aspiratori li ho collegati, ora ce ne sono solo 4. Ora poi per la troccatrice metterò un bidone aspiratutto un po' più grosso e devo comprare un altro aspiratore a 220 per la sezionatrice verticale, che andranno poi messi uno qua e l'altro là. Quindi diciamo che i lavori stanno andando avanti alla grande. Come detto, settimana prossima arriverà l'elettricista a fare l'impianto elettrico, qua suonano al campanello, ora può aspettare. Quindi i lavori sono in fase di, diciamo, stanno finendo, ragazzi. Io penso che tra la settimana prossima e l'altra ancora dovremmo essere proprio a tiro. Poi dobbiamo aspettare le licenze, manca ancora la canna fumaria e diciamo che stiamo lavorando alla grande. Quindi per questo video è tutto. Iscriviti al canale, perché poi questo fai da te sarà aperto anche per voi. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo con il prossimo aggiornamento. Un saluto da Diego, ciao. Ah, dimenticavo, ragazzi, era un amico che mi è venuto a trovare nel fai da te. Abbiamo finito anche l'esterno, abbiamo messo la cassetta delle poste e anche il campanello, che era quello che squillava prima. Ora Paul vi fa vedere l'esterno, io vi saluto, ci vediamo alla prossima per un nuovo aggiornamento. Ciao!